Buonasera dalla redazione del canale 196. Attenzione, tifosi viola toscani, perché in molte zone si stanno spengendo i nostri ripetitori. Siamo già diventati 96. In alcune province lo switch terminerà i primi giorni di giugno. 5-6, le ultime province che ci ribadiranno col 196 saranno Arezzo e San Giovanni Valdarno, dopodiché diventeremo il numero 96. Autofidelizzatevi, due numeri soli sui vostri telecomandi. Il canale 196 diventerà tra breve canale 96. Allora, buonasera da Stefano Ballerini, Enrico Milano, poi interverrà anche Paolo Caselli che ci ribadirà durante la segna stampa. E dunque noi vi mettiamo al corrente di quello che è stato l'ultimo weekend in casa giovanili viola, dove gli under 15 surclassano il Torino 4-1 dopo il 3-2 del Philadelphia e passano il turno. Purtroppo escono gli under 16 che non riescono a rimontare il 3-1 vicentino in terra di vento. I ragazzini viola vincono solo 1-0, assaltano il Vicenza, ma non riescono a raddoppiarsi. E purtroppo, sul più bello, danno l'addio ai playoff del campionato. Allora andiamo in successione per quello che è stato il primo match della domenica: Fiorentina-Torino under 15. Avevamo vinto 3-2 al Philadelphia, ma vinciamo per 4-1 al Bozzi. Fine primo tempo, già viola avanti 2-0, l'aveva sbloccata il super centravanti viola Majorana al primo minuto del primo tempo. Poi dopo gli altri gol. Allora vediamo le formazioni: Fiorentina che si era schierata con Vannucchi, Sturli, Masoni, Buonanno, qui ci vuole una N, Batignano in turnone, poi Azzeni rilevato da Cristodaro che andrà in gol, Pisani al suo posto, entra Arcadipane, Majorana rilevato da Ciacci per l'applauso della doppietta, Evangelista sostituito da Milucci, Angiolini in porta, c'era come secondo portiere Dolfi, Fiorini, Matteo, Ceccarini, Santarelli, Cassisa, allenatore Magera. Il Torino che si era schierato con Anino, gelato subito dopo nemmeno 60 secondi, Fiore Finzio al suo posto, Foschiani, poi entra anche Gai, Fabrizio, Casadei, Gallo, Ressia, entra Sille e segna come aveva segnato il gol al Philadelphia, Carreri, Acqua rilevato da Grandi, Lorenzo, Tatarevice sostituito da Conte, Spadoni, Gatto rilevato da De Mari. A disposizione c'erano il secondo portiere Proietti, Gai, Domenico, Sandrucci per allenatore La Rocca, arbitrato Vincenzi di Bologna, Majorana al primo, e su www.firenzeviolasupersportlive.com ci sono gli scatti a ripetizione di Giacomo Morini che ha preso tutto lo sviluppo del primo gol live. Lo abbiamo pubblicato immediatamente. Raddoppio di Turnone a poco prima del quarto d'ora, Majorana si raddoppiava e triplicava al primo del secondo tempo, entrava e segnava anche Cristodaro al tredicesimo. All'ora di gioco stavamo 4-0 per il Torino, il gol della bandiera, Sill al 22esimo. Dunque, dopo il 3-2 del Philadelphia, la Fiorentina di mister Magera si raddoppia facilmente sul Torino, eliminando i Granata per 4-1. L'aggregate fa 7-3. Subito in gol i Gigliatini, attenti, pronti via. Palla a Majorana che scatta, scarta Ino e mette in gol per l'1-0 iniziale. Ricordate, andate a vedere il nostro sito, c'è la sequenza fotografica e poi c'è anche ovviamente tutta la rassegna fotografica. Turnone ci metteva l'animo in pace raddoppiandoci al 14esimo e stavamo tutti tranquilli. Lo stesso Majorana ancora in gol, primo della ripresa, abbonato ovviamente al gol al primo minuto di ogni tempo, 3-0. Il poker lo smazzava Cristodaro che era entrato per Azzeni e stavamo 4-0. Ai Granati rimaneva solo
la possibilità del gol della bandiera con quel Sil che aveva riaperto le danze nella gara di andata 3-0 Fiorentina, finì 3-2. Adesso i ragazzi di Magera potranno pensare alla semifinale che giocheranno con il Bologna dall'altra parte del tabellone, se la vedranno Roma e Milan. I risultati del turno: Monza-Bologna era finito 2-2 l'andata, 2-0 Bologna che va ad incontrare la Fiorentina, Roma-Atalanta gara 1, 1-1, gara 2, 2-0 Roma, Milan-Frosinone 3-1 l'andata, 3-2 anche il ritorno ed il Milan va in semifinale. Poi risaliamo nel pomeriggio e purtroppo, ripeto, in questo caso non c'è stata possibilità. Fiorentina-Vicenza under 16 finisce 1-0, non basta, passa il Vicenza, peccato, 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 segna Cosimo Fiorini sul rigore, non è sufficiente al 30° del primo tempo, poi vano assalto a forte Vicenza, niente da fare, 3-1 Vicenza all'andata, 1-0 Fiorentina ritorno, passa purtroppo il Vicenza. Fiorentina che si era schierata con Martinelli e il Dib, rilevato da Giusti, D'Amato, Deli, Sadotti, Cuomo, Puzzoli, entra Martini, Fiorini, Cosimo, entra Conti, Pellicanò, al suo posto entra Gianneschi, Rubino, Fortini, Caparella in panca aveva Leonardelli, secondo portiere Storri, Galassi e anche Vascotto. Il Vicenza si è schierato con Mocanu, Acca, sostituito da Mavriri, Cazzin, Zonta, poi troviamo Carlesso, al suo posto poi entra Moritu, Pegoraro, Sacchetto, sostituito da Lucai, Pallaro, Tonin, Mazzotto, entra Cerantola, Muraro, rilevato da Oliviero, Stevanin, il mister delle Vicenze, in panchina aveva portato Tejada, secondo portiere, Zorzi e Romeo, arbitrato Cardeva da Torre del Greco, il gol di Cosimo Fiorini al 30° e poi purtroppo, peccato, 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 al settore giovanile viola non riesce il doppio gioco vincente, passano gli under 15 ma rimbalza purtroppo l'under 16 di mister Caparella che doveva vincere 2-0 con il Vicenza dopo il 3-1 rimediato in terra veneta all'andata. I giovani viola segnano con Cosimo Fiorini su mezz'ora, su rigore alla mezz'ora, si illudono poi purtroppo con il cronometro che corre a 6 da mano vagamente l'area vicentina che resisteva al forcing incessante viola della Fiorentina, non sfondavamo più e allora purtroppo alla fine dovevamo mestamente uscire sul più bello mancando la Final Four. Peccato, peccato, peccato davvero. Lazio-Roma era finito 1-0 per la Roma, 2-2 la gara 2, dopo i tempi supplementari passa la Roma. Juventus-Sassuolo 1-1 all'andata, 3-0 Juventus, Milan-Monza 4-2 all'andata, 1-0 per il Milan, e allora sono Vicenza-Roma, Juventus e Milan che si scontreranno nella Final Four. Ci lasciamo con il, vi devo ancora l'evoluzione del campionato primavera, Roma batte Juventus nella semifinale 1-2-0, Roma in finale dopo aver comandato e vinto la regular season, l'Inter rischia tantissimo con il Cagliari, Cagliari in vantaggio 3-0, l'Inter pareggia 3-3, passa l'Inter, la finale sarà Roma-Inter, le prime due squadre della regular season. L'8 di giugno, l'andata dell'Under 18, Fiorentina-Inter alle ore 11 al Bozzi, nell'altra partita la Spalla ha battuto in anticipo il Torino 4-1, poi arriverà anche il campionato Under 17, l'andata è il 5 giugno, Fiorentina-Roma alle ore 11, Atalanta-Milan, Juventus-Bologna, Inter-Lazio, partecipano ai play-off e Final Four anche i ragazzini dell'Under 13 che vanno a comporre la griglia delle quattro finaliste dal 5 giugno con Roma, Atalanta e Milan, e dunque anche qui belle cose proseguono. E qui chiudiamo le gioie viola fatte dalle convocazioni a pioggia nelle nazionali giovanili. In 6 vanno in nazionale l'Under 15 in vista delle due amichevole da giocarsi contro il Kosovo, chiama 3 giovani viola tra i convocati del selezionatore azzurro Massimiliano Favo,
che si raduneranno a fine mese il 30 maggio a Novarello. Ci sono Tommaso Vanucchi, il portiere, Stefano Maiorana e Carlo Evangelista, due attaccanti. L'Under 16, che ha in programma una doppia amichevole contro la Spagna, l'allenatore azzurro Daniele Zurato ha chiamato anche qui tre giovani pianticelli, il portiere Tommaso Martinelli, il difensore Edoardo Salotti e il centrocampista Cosimo Fiorini, fratellino di Mattia. Allora, questo è l'aggiornamento per questa settimana delle giovani pianticelle Viola Crescono, che io passo a Enrico Milano, che mi segue in controllo da remoto. Ovviamente tutte le foto dell'Under 15, tutte le foto dell'Under 16 nel taglia e cuci, poi eventualmente, per allungare la trasmissione, per dare una mano a Paolo Caselli, anche a fine della trasmissione la galleria completa Under 15 e Under 16, credo siano quasi più di 100 fotografie a cura del grande Giacomo Morini, che ringrazio. Noi ci sentiamo martedì prossimo, vi ragguaglieremo sugli sviluppi di tutti i vari campionati, partiranno l'Under 17, l'Under 18, andranno avanti gli Under 15, salutiamo gli Under 16, seguiremo ciò che combineranno i giovani viola convocati nelle due rappresentative giovanili. Da Stefano Ballerini la migliore settimana possibile, la linea torna alla programmazione del canale 96 o barra 196 ancora per qualche giorno, fidelizzatevi tifosi viola all'ascolto, due soli numeri nel bando vittorioso, abbiamo guadagnato 100 posizioni, dal 196 siamo risaliti al 96, due soli numeri facilmente memorizzabili su tutti i vostri telecomandi, il secondo canale informativo Firenze Viola Super Sport Live 24 rimarrà al 194, ci volevano dare il 121 e il 122, non perdiamo niente, manteniamo l'ormai fidelizzato 194, non potevamo arrivare ai due numeri, per cui vale mantenere il canale che ormai tutti quanti conoscete. Io concludo la trasmissione, saluto Paolo Caselli che poi prende in carico questa mia produzione per allungare la sua rassegna stampa in anticipo, questa trasmissione la vedrete martedì mattina e poi riprogrammata come al solito martedì sera alle ore 20 sul canale 96 barra 196 di Tele Firenze Viola Super Sport. Da Stefano Ballerina più cordiale buonasera o buon pomeriggio e a domani, grazie, alla prossima.